Buon pomeriggio, benvenuti e bentornati per chi già era qui alla prima edizione del Festival Internazionale dell'Antimafia. Diamo avvio al terzo panel della giornata, nonché decimo panel dell'intero festival che è incominciato ieri. Il seguente panel l'abbiamo intitolato La corruzione in Europa, da Mani Pulite al Qatar Gate. Sono qui con noi Pier Camillo Davigo, ex magistrato, già membro del pool a Mani Pulite del Consiglio Superiore della Magistratura, che è tra i massimi esperti della corruzione in Italia. Abbiamo poi qui con noi Isaia Sales, storico, docente di storia delle mafie all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli, autore del libro Storia dell'Italia corrotta, che da anni studia il rapporto tra potere mafioso e corruzione. L'evento sarà moderato dalla giornalista del Fatto Quotidiano, Giovanna Trinchella. Buon pomeriggio a tutti. I nostri relatori sono stati già presentati. Partiamo subito con le domande. L'argomento è, come avete sentito, l'evoluzione della corruzione anche in base agli eventi del Qatar Gate. Io partirei con il professor Sales, la prima domanda gliela farò fra un minuto, e che nel suo libro scrive giustamente che la corruzione è un fenomeno che si è evoluto nel tempo, ma soprattutto è un fenomeno non inevitabile, non universale e neanche necessario. Ecco, una cosa che diciamo mi ha colpito in particolare è che la parola corruzione, io lo ricordavo avendo anche studi di latino, che la parola corrompere viene dal latino, appunto significa disfacimento, degrado, erosione e quindi qualcosa che distrugge. Ecco, dai corrotti descritti da Seneca o Cicerone e a quelli perseguiti dal dottor Davigo negli anni 90, a quelli attuali che abbiamo raccontato e che hanno raccontato i cronisti europei, sembra che questo sia un fenomeno inevitabile. Allora, professor Sales, lei racconta nel suo libro che la corruzione, ha una sorta di schema in cui i corruttori sono rappresentati da uomini dello Stato, i corrotti sono per lo più imprenditori che pagano per avere appalti o autorizzazioni, ma in questo caso, nel caso del Qatar Gate, abbiamo uomini dello Stato che corrompono altri uomini dello Stato e quello che comprano è qualcosa di immateriale, che è appunto la reputazione. Ecco, questo schema che lei ha elaborato nel suo libro Storia dell'Italia corrotta, che vi invito a leggere perché è di estremo interesse, come si confà, come si attaglia alla situazione europea e all'inchiesta del Qatar Gate? Buongiorno a tutti, grazie per questa opportunità. Il problema della corruzione è un problema che pone a chi studia criminologia, pone dei problemi seri. Problemi seri perché in genere noi ci avviciniamo alla materia con questo convincimento che chi commette un reato è spinto da un bisogno. È spinto da un bisogno primario o è spinto dalla mancanza di qualcosa, la mancanza di cultura, dalla mancanza di affetti, dalla mancanza dell'istruzione, dalla mancanza della famiglia, dalla mancanza di affetti. E quindi i reati in genere sono reati di deprivazione. Ma quando si affronta il tema della corruzione, questo schema non funziona, perché in genere i corrotti sono quasi tutti colti o istruiti, hanno in genere sono laureati, sono diplomati, sicuramente non sono analfabeti.
se guardi le condizioni di vita, in genere sono persone ricche, agiate, benestanti, quindi non partono dalla miseria. E quindi uno si chiede qual è la spinta che porta a reati di questo tipo? Qual è la motivazione? E soprattutto quando vai a vedere gli autori, sono uomini che rappresentano le istituzioni, per cui a me è piaciuto molto insistere sul termine, sull'origine del termine corruzione, perché la corruzione distrugge il senso di Stato. Non c'è nessun altro reato al mondo che distrugge la concezione di ciò che è pubblico quanto la corruzione, perché se c'è un omicidio, se c'è un furto, se c'è una rapina, te ne fai una ragione e in ogni caso, certo, te la puoi prendere anche con lo Stato e le istituzioni che non ti danno sicurezza, ma non corrompe il senso dello Stato. E invece la corruzione incide su questo aspetto, perché a commettere il reato sono uomini delle istituzioni che dovrebbero tutelare le istituzioni, sono uomini dello Stato che tradiscono lo Stato. Ecco, per cui la corruzione incide moltissimo dal punto di vista della concezione dello Stato. Se per un attimo restiamo in Italia, è come se la corruzione fosse la dimostrazione della mancata adesione al senso dello Stato degli uomini dello Stato. E quindi da questo punto di vista è gravissimo. È come se chi esercita il potere sentisse che il potere consiste non nel rappresentare le leggi, ma nel tradire le leggi. Che l'uomo di potere non è colui che rappresenta le istituzioni, ma l'uomo di potere è colui che aggira le regole delle istituzioni. Ecco la gravità della corruzione in Italia, nella storia d'Italia. C'è grandissima dimestichezza con l'aggiramento delle leggi di coloro che rappresentano la legge. Naturalmente, quando parliamo di questo caso più specifico, abbiamo proprio l'uso, come dire, degli uomini dello Stato, l'uso delle istituzioni per corrompere altre istituzioni. Quindi naturalmente il problema va ben al di là dell'Italia, però ecco, in Italia c'è questo di particolare: io credo che la corruzione sia il reato più giustificato tra tutti i reati, perché è un reato d'élite e le élite hanno molti argomenti per autogiustificarsi. Non ho trovato nessun corrotto, non è che li frequento abitualmente, ma in quelli che ho frequentato, mi è capitato di frequentare, che avesse detto io l'ho fatto, come dire, perché avevo una motivazione particolare. Era quasi normale, quasi considerato un'attribuzione dell'uomo della legge, cioè tradire la legge, aggirare la legge. Ecco, la corruzione in Italia dimostra che non c'è una regolazione della legge o che la regolazione della legge non è accettata da coloro che rappresentano lo Stato. Ecco, per me, da questo punto di vista, corrode il senso dello Stato più un corrotto che un criminale abituale. Posso dire una cosa per assurdo, ma da questo punto di vista il senso dello Stato viene meno quando vedo un uomo delle istituzioni che al posto di applicare la legge la usa per suoi fini. Quindi da questo punto di vista mi è piaciuto molto insistere sul significato di corruzione, perché l'Italia ha il grande problema, che è il problema del nostro rapporto con lo Stato. Lo Stato italiano è troppo poco amato e troppo poco temuto. Questa è la storia d'Italia dal 1861 in poi, e fino a quando non c'è un'adesione convinta al senso dello Stato, dell'istituzione della legge, insomma, avremo grandissimi problemi. Chiediamo. Chiediamo al dottor Ravigo, naturalmente, se è d'accordo, ma soprattutto dalla sua esperienza, dalla prima linea della Procura di Milano negli anni 90 ad oggi, da osservatore esterno, qual è la sua opinione sull'evoluzione della corruzione in Italia? Io so che lei ha una visione pessimistica, se c'è stata un'evoluzione in peggio, soprattutto riguardo agli ultimi fatti e all'inchiesta belga che ha, insomma, sconvolto il cuore dell'Europa. Ecco. Ma funziona, perché hanno detto che non funzionava. Si accende.
funzione. Parlo con questo. Sono ovviamente d'accordo col professor Sales, c'è una differenza, lui ha detto che non li frequenta, io purtroppo per ragioni d'ufficio ne ho frequentati moltissimi e devo dire che sono veramente gentaglia della peggior specie. Sono d'accordo anche con l'affermazione fatta prima, secondo cui il motore principale della corruzione paradossalmente non sono i corrotti ma sono i corruttori. Chi ha guadagnato veramente tanto sono gli imprenditori. Le opere pubbliche in media in Italia costano il doppio di quanto costano all'estero. In più sono fatte male, i ponti crollano, sulle strade ci sono le frane e via di questo passo. Faccio un esempio antico e uno, anzi sarebbero tutti e due antichi, ma uno è meno noto. Il primo, quello di cui mi sono occupato, era quello del passante ferroviario di Milano. Per i non milanesi il passante ferroviario è una galleria sotterranea che congiunge stazioni diverse. Una volta Milano aveva solo stazioni di testa, non di transito, cioè i treni arrivavano e ripartivano in senso contrario. Il passante ferroviario è lungo circa 5 km, come quello di Zurigo, che è stato realizzato in 5 anni ed è costato metà di quello di Milano, che è costato il doppio e hanno impiegato 21 anni a farlo. Avendo notato che le imprese che facevano i lavori per il passante ferroviario erano le stesse imprese che avevano fatto i lavori per la linea 3 della metropolitana, che io ho preso per venire qui, e il cui costo era già proibitivo rispetto alle metropolitane straniere, ho chiesto gli atti per vedere se c'erano irregolarità negli appalti. Un avvocato che rappresentava, non mi ricordo più chi, se Rete Italia o quale ente pubblico, e mi disse: no, le devo portare un ingegnere che le spiega qual è il problema. Venne questo ingegnere e mi spiegò che non si poteva fare il confronto fra il passante ferroviario di Milano e quello di Zurigo, perché a Milano la falda freatica è molto più alta, questo comporta lavori molto più complicati e costosi e quindi anche di durata maggiore. Questo ingegnere mi fece tutta questa spiegazione tecnica molto, apparentemente molto convincente. Poi gli imprenditori arrestati per le tangenti della metropolitana hanno cominciato a confessare di aver pagato anche le tangenti per il passante ferroviario. Quindi sono partiti una serie di provvedimenti restrittivi per chi le aveva prese. E la cosa sorprendente è che le successive aste di assegnazione dei lavori per le tratte ancora non completate sono state assegnate con una riduzione prezzi che le portava in linea col costo di Zurigo. Allora ho detto, ho rincontrato questo avvocato, ho detto: mi deve portare quell'ingegnere che gli devo spiegare che ho scoperto un fenomeno di cui non so valutare l'aspetto delle scienze, dal punto di vista delle scienze fisiche. Gli arresti abbassano la falda freatica, perché non c'era altra spiegazione ragionevole. Un altro dato impressionante è il costo, per esempio, della rete ad alta velocità. Io sono un fautore dell'alta velocità, ho fatto per 13 anni pendolare tra Milano e Roma e quindi sono ovviamente favorevole, ma la costruzione della rete ad alta velocità ferroviaria è costata 9,8 milioni di euro a chilometro in Spagna, 10,1 milioni di euro a chilometro in Francia. La tratta Torino-Milano, che è tutta pianura, quindi non ci sono problemi orografici, montagne, fiumi, ce ne sono pochi, meno di fiumi da attraversare, è costata 77 milioni di euro a chilometro, cioè 7 volte di più. Allora uno dice: ma può essere mai? E può essere sì, perché un manager delle partecipazioni statali, che si chiama Zamorani, raccontò questa vicenda. Disse: all'ANAS esiste un sistema di assegnazione degli appalti che si basa sul sorteggio, nel senso che si scrivono i nomi delle imprese su dei bigliettini, poi si estrae a sorte, le imprese estratte per prime hanno gli appalti, le altre si mettono in coda e aspettano. Vengono ovviamente chiamati dei coordinatori per invitare le imprese sfortunate a non partecipare o a fare un'offerta in modo da perdere. Ciò passa ovviamente attraverso la rivelazione della scheda segreta. E poi aggiungeva: ovviamente all'ANAS si pagano praticamente tutti, dove per tutti diceva dai commessi al ministro che presiedeva il consiglio d'amministrazione. Io di questo ebbi un riscontro fortissimo, perché un imprenditore che pagava tangenti all'ANAS mi spiegò che l'avevano pregato di non portare più denaro in valigette da 24 ore o 48 ore a seconda della somma, ma di portarle in sacchi per l'immondizia neri, perché dopo aver regalato le valigette vuote a parenti, amici, conoscenti, passanti, avevano due stanzoni piene di valigette vuote che non riuscivano a smaltire. Ora, la cosa spaventosa è che Zamorani spiegò che quel sistema nel 1992 era standardizzato da almeno
vent'anni. Io ho buoni motivi di ritenere che, siccome non è cambiato niente, anzi forse qualcosa è peggiorato, è standardizzato da almeno 45 anni, che è una roba da paura, se ci pensate. La differenza principale della corruzione tra l'Italia e gli altri paesi non è tanto nel numero dei casi, che pure è più elevato, quanto nel tipo di corruzione, nel senso che è una corruzione con più attori. Non c'è un corrotto, un corruttore, o al massimo un corrotto, un corruttore, un intermediario, come accade normalmente all'estero, ma ci sono gruppi di corruttori, gruppi di intermediari e gruppi di corrotti, che trasforma quello che è un reato plurisoggettivo necessariamente, ma a limitato numero di concorrenti, tipico di ciò che avviene all'estero, a un vero e proprio fenomeno, perché poi si intersecano queste cose qui. Io non sono affatto pessimista, sono ottimista nel senso di Zinoviev, il quale in Cima Abissale aveva citato questa barzelletta che girava in Unione Sovietica poco prima del crollo: la differenza tra ottimista e pessimista. Il pessimista è quello che dice peggio di così non può andare, l'ottimista gli risponde sì che può andare anche peggio. Infatti io una volta, andando all'Università di Bologna a fare una relazione, fui piuttosto negativo sulla situazione italiana e sulle possibilità di cura, e la professoressa che mi aveva invitato mi disse: dia a questi ragazzi una parola di speranza. Mi disse una parola, quindi potevo giocare su una parola, e io dissi emigrate. Cioè, nel senso che se io avessi avuto 20 anni me ne sarei andato, sapendo qual è la situazione di questo paese, difficilmente rimediabile rispetto a quanto accade in altri paesi. Sono tra l'altro particolarmente d'accordo col professor Sales quando fa la descrizione dei soggetti di questo tipo di reato, che sono soggetti colti, ricchi, potenti, potenti sia se sono corruttori sia se sono corrotti, ancora più potenti se mantengono il silenzio, perché, come disse una volta Colombo, la forza del ricatto è alla base di molte scelte politiche in questo paese. E vedete, in Italia si può scrivere sul curriculum che uno è stato condannato o ha patteggiato per corruzione, non succede niente. Hanno appena rinominato Alleni, adesso non mi viene il nome, quello che era stato Alleni e poi Alleni, Scaroni, bravo, Paolo Scaroni, il quale aveva confessato tangenti pagate all'Enel per appalti, e l'hanno fatto amministratore delegato dell'Enel. Cioè, ma c'è un altro paese nel mondo occidentale, non voglio dire nei G7, perché poi noi siamo abituati a parlare male del nostro paese, ma insomma è uno dei 7 grandi alla fine, dovrebbe essere un paese relativamente serio, non una repubblica delle banane, e invece ha questi comportamenti incredibili. E devo dire però che, pur avendo questa opinione negativissima degli imprenditori, ne ho una ancora peggiore dei corrotti, perché intanto gli imprenditori hanno giurato fedeltà alla Repubblica, i corrotti sì, e soprattutto fanno delle cose che sono aberrati. Ve ne racconto due. Una riguarda Cirino Pomicino. Cirino Pomicino, avendo un problema serio di salute, andò a farsi operare negli Stati Uniti. Siccome all'epoca gli Stati Uniti erano molto più avanti di noi sul cosiddetto consenso informato, il chirurgo gli spiegò che era un'operazione a rischio vita, quindi che ci pensasse bene perché poteva morire sotto i ferri. Allora Cirino Pomicino fece un voto alla Madonna di Pompei, dicendo: se sopravviverò manderò del denaro a un sacerdote che si occupa di ragazzi sbandati a Scampia. Sopravvisse, convocò un imprenditore, che poi poverino è morto ucciso in una rapina insieme alla moglie, non fatta da Cirino Pomicino, è la rapina, lui faceva altri reati, e gli disse: tu devi portare 80 milioni di lire a quel prete. E quello gli disse: perché? Dice: perché io ho fatto un voto alla Madonna di Pompei. Diceva: ma se il voto l'avete fatto voi, perché quello gli dava del voi mentre l'altro gli dava del tu, perché i soldi glieli devo dare io? Perché tanto tu li dovresti dare a me, poi io li devo dare al prete, quindi tanto vale che tu li dia al prete. Ecco, nel codice civile questo si chiama delegazione di pagamento, nel codice penale si chiama concussione, una roba di questo genere. E quindi purtroppo nessuno fu incenerito nell'atto di adempiere al voto in modo sacrilego, perché, come sapete, Dio fa spendere il sole sui buoni e sui malvagi allo stesso modo, e quindi non ci sono queste cose. Un'ultima notazione, poi smetto se non vi tedio, è un altro soggetto che fa l'esule in patria, dice lui, ha detto lui in un'intervista, Claudio Martelli. Claudio Martelli a un certo punto ha sposato la figlia del presidente della Tonno Nostromo S.P.A., che forniva le scatole di tonno alle messe scolastiche del Comune di Milano. Era un appalto assolutamente regolare. L'assessore di riferimento del Comune di Milano per questo appalto era un tale che, quando Martelli andò da lui e gli portò 15 milioni di lire mettendogli sul tavolo, e gli chiese: ma perché? Disse: per l'appalto del tonno Nostromo. Disse: ma è un appalto regolare. Disse: tu non ti preoccupare, prendili.
non poteva sopportare che nella città di Milano ci fosse un appalto regolare. Incredibile. Professor Sales, allora abbiamo parlato di uomini potenti, uomini colti, laureati. Lei nel suo libro a un certo punto parla della corruzione come di uno strumento alternativo di governo. Cioè è come se fosse una sovrapposizione, qualcosa che parallelamente, diciamo, allo Stato si affianca nella vita sociale, economica di un paese. Questo accade, è sempre accaduto in Italia, adesso scopriamo che accade in Europa anche in maniera, diciamo, potente. Ci può spiegare questo concetto, che è un concetto che può tratti sembrare quasi filosofico? Sì, per chi ha studiato legge forse è il caso di richiamare Santi Romano. Santi Romano è un giurista importantissimo che ha dimostrato che non c'è solo lo Stato ad essere ordinamento, cioè ad imporre delle norme, a farle rispettare, ad avere delle pene, ma ci possono essere ordinamenti non statuali che però hanno un consenso, vigono, hanno vigenza e hanno delle pene. Quando si forma lo Stato diventa monopolista della forza, diventa monopolista della norma e diventa monopolista della tassazione. Uno Stato moderno esiste se è l'unico a fare norme, se è l'unico a dare pene, se è l'unico a garantire sicurezza e se è l'unico a mettere tassazione. In Italia, ma anche purtroppo in altri paesi, è avvenuto che lo Stato in Italia non è monopolista della sicurezza, non è monopolista della norma, non è monopolista della tassazione. Noi abbiamo almeno un duopolio della violenza in luoghi di mafia, tra lo Stato e alcune realtà criminali, in alcuni quartieri lo Stato è un estraneo, e abbiamo tre tassazioni. Paghiamo le tasse allo Stato, paghiamo alcuni le tasse ai mafiosi, che si chiama pizzo, e paghiamo le tasse ai potenti, che si chiama tangente. Quindi quando in una comunità esiste il duopolio della violenza e la tripartizione della tassazione, vuol dire che lo Stato non è monopolista della norma, non è monopolista delle regole, non è monopolista della tassazione. Se uno mi chiede che cosa incide sul senso dello Stato, ho già detto più la corruzione, ma insieme alla mafia. Se lo Stato permette che in alcuni territori non vige la legge dello Stato, è chiaro che ha rinunciato a una sua prerogativa. Se, ancora più grave, noi consentiamo una tassazione alternativa, che io la chiamo la tassazione sulla violenza, è quella della mafia, che si chiama tassazione sul potere. Io perché ti pago? Perché tu hai il potere di potermi rallentare o potermi bloccare o quant'altro. Ma la cosa singolare della corruzione è che, anche qui sconvolge le regole della criminologia, è che in genere quando c'è un reato c'è una vittima di un reato, cioè tu puoi dire quella è una vittima. Nella corruzione non c'è una vittima, perché sia il corrotto sia il corruttore ne hanno un beneficio. Quindi è l'unico reato nel codice penale o nella storia della criminologia in cui non esiste una vittima, perché la vittima ne riceve comunque un vantaggio. Ecco, questa è la gravità. Si può dire che la corruzione in Italia è un ordinamento giuridico, cioè vige allo stesso modo degli ordinamenti normali. Cioè io, se voglio un appalto pubblico, devo pagare. Anche qui però, attenzione, molti esperti, soprattutto gli economisti che studiano a loro modo la corruzione, hanno trovato molte giustificazioni ai corrotti. Per esempio, una delle cose più significative è: si corrompe per accelerare i tempi. L'Italia è uno dei paesi a più alta corruzione e con tempi enormi per fare le opere pubbliche. Quindi le due cose non coincidono. C'è un'altra teoria, io le ho lette queste teorie in studiosi di economia, molto spesso ho alla Bocconi o qualche volta anche a altre università pagate da imprenditori. Questa teoria dice: in genere la corruzione è un sistema per favorire le piccole imprese, perché
sono le grandi imprese nel sistema capitalistico ad avere più soldi, più forze e quindi a monopolizzare gli appalti. Con la corruzione le imprese più piccole hanno un margine che non avrebbero altrimenti. Quando vai a vedere l'elenco di Mani Pulite, trovi tutte le più grandi imprese italiane. Quindi questa teoria non ha nessun fondamento, come se la corruzione fosse un sistema di aiuto per la piccola impresa. Quindi la piccola impresa paga, almeno in questo modo, diventa competitiva. Quindi noi abbiamo un qualcosa che dovrebbe far riflettere, cioè quando l'Italia diventa un paese normale, quando uno come Cino Pomicino non va in televisione dopo che è stato condannato. Cioè, ma per quale motivo uno che è stato condannato per corruzione, cioè si è affermato, si è verificato che è stato pagato, perché deve essere chiamato come ospite? E ammesso che fosse un genio della politica, ammesso che fosse un genio dell'economia, è possibile che non ce ne siano altri, non dico altrettanto geni, ma bravi, senza essere corrotti? Cioè, com'è possibile che in Italia chi è corrotto non interrompa la sua carriera politica? A mo' di esempio, io nel libro cito l'esempio di Alfredo Vito. Alfredo Vito è un altro di quei, di quei personaggi che dovrebbero diventare un emblema in negativo dell'Italia. Cioè lui partecipa alla corruzione attorno a una serie di appalti del Comune di Napoli, è colui che prende le tangenti per la corrente di Gava, alla fine viene scoperto, lui si pente, restituisce 5 miliardi di lire al Comune di Napoli, va dal vescovo, si fa perdonare, il vescovo pubblicamente, il cardinale di Napoli, dice: vedete, Cino Pomicino, Alfredo Vito è un esempio impositivo, ha sbagliato, ha confessato, si è pentito, ha restituito i soldi. Bene, uno dice, questo è sicuramente un personaggio che merita, se non ammirazione, considerazione. Ebbene, dopo aver fatto questo, viene ricandidato in Forza Italia e viene rieletto. Quindi noi abbiamo in Parlamento uno che ha confessato di aver preso soldi ed eletto parlamentare. Una cosa del genere succede in altri stati. In altri stati, soprattutto negli Stati Uniti, vige, non so se il dottor De Vico è d'accordo con me su questa espressione, vige l'idea che ti tollero finché non sei preso, ma quando sei preso io ti allontano. Cioè vuol dire non sei stato in grado di non farti prendere e quindi questo è uno svantaggio per te. Per cui se sei stato preso, non sei stato abile a non farti prendere, bene, la tua carriera è finita. Non è che abbiano una considerazione morale, non sono spinti da questo, sono spinti dal fatto che non sei stato abile a nascondere il tuo reato. Una volta che sei stato beccato con le mani in pasta, tu finisci di esercitare una funzione pubblica. Perché in Italia questo non avviene? Perché sotto sotto noi abbiamo il convincimento, è un convincimento che ci è dato da un'educazione religiosa per cui il fine giustifica i mezzi, un'educazione politica machiavellica, un'educazione degli ultimi anni crociana. Croce diceva che il principale merito del politico è l'efficienza. La ripete spesso Vittorio Sgarbi questa espressione. Per cui a me non mi interessa se tu sei buono o sei cattivo, la cosa importante è che tu sei in grado di far funzionare la macchina della collettività. Noi siamo una nazione in cui l'onestà è un nominativo, non so se mi esprimo bene, è un fatto dispregiativo. Cioè essere onesti vuol dire essere incapaci. Se non rivalutiamo la possibilità che si è onesti e capaci, e se non ci convinciamo che solo gli disonesti possono amministrare la cosa pubblica, perché per amministrare la cosa pubblica ci vuole disinvoltura, non ne usciamo. Ci sono onesti incapaci e ci sono disonesti altrettanto incapaci, solo che gli onesti incapaci fanno meno danni dei disonesti incapaci. Noi ne abbiamo tantissimi disonesti incapaci, tanto è vero che abbiamo opere pubbliche che ci costano tantissimo e abbiamo tempi lunghissimi per fare opere pubbliche. Allora forse è venuto il momento in cui noi riflettiamo sull'essenza del nostro essere italiani, di essere politici in Italia, di essere uomini delle istituzioni in Italia, di essere imprenditori. Io sono stanco di questi imprenditori
che ad ogni piè sospinto ci parlano di leggi di mercato, ma non c'è stato nessun grande imprenditore in Italia che non si sia sottoposto a pagare e quindi ad aggirare le leggi di mercato. Perché le leggi valgono per gli altri? Da questo punto di vista forse non abbiamo superato l'idea spagnolesca della politica. La legge si applica per i nemici e si interpreta per gli amici. Noi abbiamo questo nel fondo della nostra tradizione, un po' di cultura cattolica, un po' di machiavellismo, un po' di crocianesimo e soprattutto tanta faccia tosta. Allora, nel ricordare che, se non ricordo male, l'onorevole Vito prese poi 100.000 preferenze, ecco, alla platea. Mentre prendeva anche le tangenti. Prendeva le tangenti, giusto per... C'era il problema dell'elezione. Era fatta, certo. Volevo chiedere al dottor Davigo se è d'accordo su questa, su una dei tanti concetti che ha espresso il professor Sales, sul fatto che con il reato di corruzione non c'è una vittima. In realtà forse non c'è una vittima individuale, però c'è una persona giuridica, lo Stato c'è come. E dopo che mi ha risposto a questo, dottor Ravigo, gliene aggiungo un'altra. Sono d'accordo in generale, perché c'è una vittima che è la collettività, perché ecco. Poi se le strade non ci sono, se gli ospedali non funzionano, se le scuole vanno a rotoli, tutto questo ha un costo complessivo sul paese. E sono in parziale dissenso rispetto a due citazioni, Machiavelli, che secondo me invece era un genio, il vero cialtrone era Guicciardini, il quale... facendo l'ambasciatore presso la Santa Sede, scrive: se dovessi guardare a quello che fanno, ridurrei questa genia, cioè il clero, nello stato che essa merita, o senza vizi o senza autorità. Ma poiché per il mio particolare mi conviene andare d'accordo con loro, faccio finta di niente e li tratto come se fossero persone per bene. Machiavelli era uno che aveva analizzato la realtà senza dare giudizi morali. Guicciardini dà giudizi morali, ma gli dà la rovescia. Questa è la tragedia, e lui l'antesignano, l'ha scritto molto bene la professoressa De Monticelli nel suo libro La questione morale. E la seconda questione che secondo me dovrebbe essere valutata è che in Italia c'è una scarsa, per non dire inesistente, repressione penale di questi fatti. Allora, siamo un paese in cui sostanzialmente queste pene non ci sono, non vengono eseguite. Un imputato di cui mi sono occupato io, condannato in primo grado a 7 anni in appello, 6 anni in Cassazione, ha scontato 5 giorni di carcere, Cesare Previti, per il più grave episodio di corruzione antigiudiziaria della storia d'Italia, probabilmente del mondo. Una sentenza comprata che ha condannato Limi, che aveva ragione, a pagare 1.000 miliardi di lire agli eredi Rovelli, una roba che non si poteva avere. 5 giorni. Per non dire dell'evasione fiscale, che è una cosa che mi fa imbestialire, perché una volta ho visitato il penitenziario di Batten, nella North Carolina, un carcere federale di media sicurezza, e ho chiesto al direttore che tipo di detenuti avessero. Lui mi ha detto metà traffico di droga federale, l'altra metà criminalità dei colletti bianchi, white collar crime. E scontavano pene tra i 5 e i 15 anni, che è uno standard, in Italia devi fare un omicidio per scontare 15 anni, se no... E al mio stupore, perché io in 42 anni di magistratura ho visto un solo detenuto in espiazione pena per evasione fiscale, ma solo perché aveva litigato con l'avvocato, non aveva pagato quando non aveva fatto l'appello ed è finito dentro, se no neanche quello ci sarebbe andato. E al mio sobbalzo il direttore del carcere mi ha guardato come se fosse un selvaggio e mi ha detto: hanno mentito al popolo americano. Ecco, in Italia nessuno viene in mente che un evasore fiscale mente al popolo italiano. Berlusconi, che qualcuno voleva persino proporre per fare Presidente della Repubblica, io richiesto in una trasmissione televisiva cosa ne pensavo, ho citato Clarence Arrow, un polemista americano dell'Ottocento, che aveva detto: quando ero ragazzo mi spiegarono che in democrazia chiunque può diventare presidente, comincio a temere che sia vero. Ma il vero problema è che qualcuno lo proponeva come Presidente della Repubblica pur essendo stato condannato o stesso revocabile per evasione fiscale, che è una cosa inimmaginabile negli altri paesi. Per dirvene una, perché riguarda tutto il tessuto sociale che accetta queste cose, come giustamente diceva il professor Sale, il processo Mills porta le carte dal suo commercialista, in realtà era una società, comunque
facciamo per semplicità commercialista, che gli doveva fare la dichiarazione dei redditi, il quale gli manda un'email e gli dice: che soldi sono questi che non hanno giustificazione contabile? Lui gli risponde: sono soldi che mi ha dato il signor B perché sono stato molto buono facendo il test in due processi a suo carico. Il commercialista prende le carte, va alla polizia e denuncia il suo cliente. Quanti professionisti in Italia possono fare una cosa di questo genere senza rimanere senza neanche un cliente? Questo è il problema, perché no, uno non andrà da quello per dire quello è onesto, no? Dirà: oh, quello mi denuncia se faccio porcherie. Allora, con questo retropensiero è chiaro che le cose non possono funzionare. La seconda domanda. La seconda domanda è, diciamo, un aspetto tecnico, visto che noi dobbiamo parlare anche del Qatar Gate, per parlare dell'attualità, ci sono stati alcuni esperti di codice che ritengono che l'inchiesta del Qatar Gate, che è partita su input dei servizi e che in alcuni casi aveva dei capi di imputazione vaghi, riporto alcuni pareri, nonostante ci fossero, diciamo, dei trolley pieni di denaro, fosse, diciamo, scarsamente avviabile in Italia. Ecco, nel ricordare che comunque in Italia la Procura di Milano ha una inchiesta per riciclaggio, ed è notizia di poche ore fa che l'ex commercialista dell'ex deputato, eurodeputato Panzeri, è indagata. Ecco, ci può spiegare da tecnico se è vera questa cosa? Non sarebbe mai partita? No, non so se probabilmente non sarebbe mai arrivata. Noi abbiamo un sistema processuale dissennato che è finalizzato a tutelare i colpevoli e non gli innocenti, e che trasforma l'accertamento della verità storica in una corsa a ostacoli in cui ci sono mille inciampi con atteggiamenti dell'avvocatura. Io dico sempre, facendoli arrabbiare, ma è vero, quello che fanno qui gli avvocati per bene all'estero porterebbe al loro immediato arresto. Faccio un esempio, senza andare oltre oceano, dove sono di una durezza inimmaginabile da noi. Una volta in Svizzera, a Lugano, che è a 70 km da Milano, non all'altro capo del pianeta, ero lì per una rogatoria e c'era il collega svizzero a cui avvocati svizzeri e italiani hanno fatto una raffica di eccezioni. Lui si è ritirato, uscito, ha letto quella che noi chiamiamo un'ordinanza, respingendole tutte. Si alza un avvocato italiano e dice: ho delle altre eccezioni da fare. E il magistrato svizzero gli ha detto: non ne può fare più. Dice: perché, c'è qualche preclusione? Dice: no, non ne può fare più perché sono infondate. E l'avvocato italiano gli ha detto: ma se non le ha ancora sentite, come fa a dire che sono infondate? E il magistrato svizzero gli ha detto: perché io parto dal presupposto che, essendo un avvocato, lei sia anche una persona seria. Siccome quelle che ha fatte prima erano infondate, se ne avesse avute di più fondate rispetto a quelle che aveva fatto prima, le avrebbe fatte al posto di quelle. Questo gli ha detto: ma avvocato, si siede o chiamo la polizia? Non ha fiatato più nessuno per tutta l'udienza. Da noi si avrebbero fatto una settimana di sciopero per una cosa di questo genere. Il problema è che vengono gabellate come garanzie quelli che sono ostacoli. Perché le garanzie sono le cose che servono a distinguere i colpevoli dagli innocenti. Gli ostacoli sono le cose che impediscono la condanna dei colpevoli. Siamo l'unico paese al mondo in cui è vietato alla polizia giudiziaria testimoniare del relato. Siamo l'unico paese al mondo dove si può leggere nel codice una norma come questa, scritta all'evidenza da una mente malata. Della relazione peritale si può dare lettura solo dopo l'esame del perito. Cioè, vuol dire, il codice è preciso nella terminologia, il perito è quello nominato dal giudice nel processo penale. Il giudice non può leggere la relazione che gli ha fatto il perito che ha nominato lui se prima non l'hanno esaminato le parti. Ma voi pensate che ci sia un altro paese al mondo dove qualcuno scrive una roba di questo genere? Che è una roba da delirio. E poi immaginatevi un processo in cui si deve fare l'esame e il controesame del perito senza che il giudice sappia di che cosa si sta parlando. Anche lì avevamo l'esposizione introduttiva, come quella che vedete nei film e nei telefilm americani. L'hanno tolta perché sennò il giudice sa di che cosa si tratta. Siamo un paese di matti. Appena è entrato in vigore il nuovo codice, che io aborrisco, non so che anche questo fa imbestialire gli avvocati, ma è veramente una roba da matti. Un giorno, da pubblico ministero, esaminavo una persona di buona cultura ma estranea al nostro mondo, non so se fosse un ingegnere o qualcosa del genere, e alla mia domanda di riferire al tribunale i fatti di cui era a conoscenza su quella vicenda, disse al presidente: ma io confermo tutto quello che ho detto ai carabinieri. Il presidente ha detto: noi però non sappiamo che cosa lei ha detto ai carabinieri. Non perché è negligente, presidente, perché non lo può sapere. Perché per farglielo leggere ci vuole il consenso delle parti, il consenso della difesa non c'è mai, se no come si fa a prendere la prescrizione? E
Allora questo è rimasto un po' attonito, poi ha detto, ma veramente non sapete cosa ho detto i carabinieri? E il presidente ha detto no. E questo gli ha detto, e come fate a giudicare? Io volevo alzarmi e andare ad abbracciare, perché una persona sana di mente, che mette piede in un'aula di giustizia e vede quali regole dissennate vengono applicate, dice, ma questi qui sono tutti matti. Vi faccio un esempio solo per darvi l'idea del delirio che attanaglia le aule di giustizia italiane. La maggior parte dei processi che fanno statistiche, cioè quelli dei piccoli reati quotidiani, lo scippo, la rapinetta, l'accessione di stupefacenti, sono tutti uguali. Sono più o meno fattualmente tutti uguali. L'operatore di polizia giudiziaria, che di solito è l'unico teste, non può ricordarseli, non anni dopo come capita in Italia, ma neanche qualche mese dopo. Ha scritto una notazione di servizio nell'immediatezza in cui ha raccontato tutto. Quella notazione di servizio il giudice non la può leggere, perché ci vuole il consenso di tutte le parti per fargliela leggere. E il consenso della difesa non c'è mai per le ragioni già dette. Allora arriva il maresciallo dei carabinieri o il sovrintendente di polizia e dice non mi ricordo, chiedo di consultare gli atti a mia firma. Il codice lo prevede, il giudice lo autorizza, il pubblico ministero gli dà l'atto che lui ha nel fascicolo ma che il giudice non può leggere, quello lo legge, registriamo la lettura e poi trascriviamo la lettura di un atto scritto che abbiamo già nel fascicolo. Queste cose secondo voi hanno a che fare con le garanzie o hanno a che fare con la demenza di chi ha scritto il codice? Salvo che non avesse prave finalità di distruggere la repressione penale in questo paese, perché se no andavano in galera anche gli appartenenti alla classe dirigente, perché di questo si tratta. Allora, professor Sales, con queste premesse, ecco, che fanno anche un po' paura, lei ritiene, può ancora ritenere la corruzione sia un fenomeno non evitabile, necessario, universale, con queste premesse, no? Lei scrive questo nel suo libro. Ecco. Ma questa è l'obiezione di sempre nei confronti dei reati. L'omicidio è sempre esistito e dunque che dobbiamo accettarlo? La corruzione è sempre esistita e dunque che dobbiamo fare? Dobbiamo accettarla. Ci sono, ammesso che siano vizi dell'animo umano, bisogna, come dire, dissuadere, bisogna tentare di ridurle, bisogna eliminarli per quanto è possibile. Invece noi ci convinciamo che poiché sono delle cose sempre esistite, continueranno ad esistere. Ecco, io invece, proprio per aver detto quella frase precedente, è un reato senza vittime apparenti, troverei il modo per far indignare la pubblica opinione, perché forse è l'unica cosa che potrebbe consentire nel tempo un'indignazione permanente a ridurre questa prassi. Per esempio, io chiederei all'Istat di conteggiare le vittime di corruzione. Cioè noi abbiamo nell'Istat il numero di morti ammazzati di Camorra, abbiamo il numero di morti ammazzati cause per omicidi stradali o altre cose del genere, ma non abbiamo i casi in cui per un episodio di corruzione sono morte delle persone. Cioè gli studenti che sono morti all'Aquila, come li dobbiamo conteggiare? Perché non cominciamo a mettere morte per corruzione a causa di atti corruttivi, perché se non ci fosse stata la corruzione lì, quei ragazzi non sarebbero morti. Quelli che attraversano un ponte, cade il ponte, come li dobbiamo conteggiare? Ecco, perché non cominciamo a mettere questo reato, cioè nell'Istat, cominciamo a conteggiare quelli che muoiono a causa evidente di un atto corruttivo. Cioè a Genova sono morte delle persone, come li conteggiamo? Incidente stradale. Se noi cominciamo a sapere che ogni anno oltre a 100 omicidi di mafia ci sono stati 100 morti a causa di episodi accertati di corruzione, bene, cominciamo forse a renderci conto che la corruzione qualcuno la paga, e non la paga né il corrotto né il corruttore, ma la paga la collettività, sia perché le opere pubbliche costano di più, ma questo non ha commosso nessuno finora, sia perché ci sono delle vittime, cioè muoiono delle persone. Cioè all'Aquila sono morte delle persone, a Genova sono morte delle persone. Cioè muoiono delle persone perché crolla una scuola, crolla un ponte. E in genere questi crolli sono sempre dovuti al fatto che le persone coinvolte pensano che il costo della corruzione deve essere spalmato sulla minore
efficienza del materiale, della migliore qualità del materiale. Questo è del tutto evidente, perché se noi prendiamo un'opera pubblica, anche qui, un'opera pubblica è una tra le poche cose in cui si dice esattamente quanto devi guadagnare. Un'opera pubblica, il costo è regolato sul fatto che colui che vince l'appalto può avere un margine del 30%. Bene, come è possibile, per arrivare alle cose assurde in Italia, che si è messa su l'idea che tu puoi arrivare a fare un'offerta in ribasso superiore al vantaggio che tu ne ricevi? Cioè, com'è possibile immaginare che in un'opera pubblica io offro il 40% di ribasso, per cui teoricamente perderei il 10%? Già questa è una delle cose folli e assurde delle opere pubbliche. Possibile che io partecipo unicamente a perdere, ma io so già che se faccio un ribasso del 40% troverò il modo di farmi. Come? Sulla paga ai lavoratori? Bene. Oppure bene, male, nel senso che è un costo che bene o male lo conosciamo. E sulla riduzione della qualità dei prodotti? Oppure ricevo un'ulteriore integrazione della pratica, e la pratica arriverà sul terremoto in Irpina, il terremoto a Napoli nel 1980, le opere sono schizzate a 10, 20, 100% in più di quanto costavano inizialmente. Quindi noi abbiamo delle opere pubbliche in cui nessuno rinuncia a qualcosa pur di prendere l'appalto, rinunciano formalmente a qualcosa del loro guadagno perché sanno che se li fanno in altro modo e nessuno andrà a controllare. Quindi la mia banale proposta è che l'Istat metta, quando c'è accertamento, è sicuro, c'è stato un processo che è terminato con una condanna in cui si è accertato che quelle vittime sono dovute al fatto che l'opera è stata fatta male a causa di una corruzione, si metta questo nell'Istat. Così noi ogni anno contiamo quante vittime abbiamo avuto di corruzione. Se non facciamo questo, forse l'indignazione passerà dopo qualche giorno. Magari qualche dispositivo di sentenza potrebbe essere un dispositivo di un giudice, quello di scrivere per questo caso. Ma alcune cose è avvenuto. Cioè sì, assolutamente. Ricordiamo che alcuni di questi processi sono andati anche, soprattutto quello del tangente del DPA, sono andati in prescrizione. E sulla parola prescrizione chiamo in campo il dottor Davigo con una premessa. Nei giorni scorsi Bruxelles, sotto shock, ha emanato una direttiva con una serie di provvedimenti per battere e estirpare la corruzione in Europa, cose che vanno da pene massime e minime da 4-7 anni, rafforzamento dell'istituto della prescrizione, che invece in Italia, se dovesse passare la riforma Nordio, sarà qualcosa di dimenticato. E l'ineleggibilità delle persone condannate, e noi in Italia una legge che aveva queste premesse, che era la spazza corrotti, ce l'avevamo, ecco, adesso viene continuamente smantellata. Volevo sapere, secondo lei l'Europa riuscirà a convincere tutto il resto di stati membri di portare avanti questo progetto di legalità e di sconfitta della corruzione? Io lo trovo una missione ambiziosa, forse un po' ingenua, anche presupposta. Ingenua certamente, anche alla luce dell'allargamento a paesi che hanno alti tassi di corruzione, quindi poi siccome ci vuole unanimità per fare queste cose diventa complicato. Per battere la corruzione ci sono due ricette molto semplici, basta vedere cosa hanno fatto per esempio negli Stati Uniti. Primo, il RICO, la legge contro il racket e la corruzione. Hanno stabilito che la vittima di atti di racket o di corruzione ha diritto a un risarcimento dei danni non inferiore al triplo del danno realmente patito. Allora, molte imprese escluse dagli appalti per corruzione di altre imprese hanno cominciato a creare rilevanti uffici legali e investigativi al loro interno, perché è meglio perdere l'appalto perché un altro corrotto e prenderlo, perché guadagni il triplo di quello che avresti guadagnato se l'appalto l'avessi vinto tu. E la seconda cosa sono le operazioni sotto copertura. Tra l'altro l'Italia si è impegnata con una convenzione ONU, quella di Merida,
a introdurre le operazioni sotto copertura. Sono state introdotte, ma non mancano le norme di attuazione per corruzione. L'esempio che ho fatto prima dell'ANAS: se si manda un ufficiale di polizia giudiziaria che si finge imprenditore a partecipare a un'asta, e quando gli dicono tu questa gara non devi vincere, prende, li arresta, magari qualcuno collabora dopo che viene arrestato. Ma vedete, ve ne racconto una operazione sotto copertura che è stata fatta dalla Procura di Napoli molti anni fa, proprio sul tratto, sull'alta velocità ferroviaria, Napoli-Roma. Scoppia una bomba in un cantiere di una città che fa questi lavori. Dopodiché arrivano due che si dichiarano appartenenti alla Camorra e dicono: avete visto cosa succede, non avete protezione, se aveste protezione queste cose non accadrebbero, e pagano, l'impresa paga 250 milioni a questi due. Dopodiché scoppia un'altra bomba, arrivano altri che dicono di essere appartenenti alla Camorra, dicono: avete visto cosa avete, non avete protezione, quindi succedono queste cose. Dice: ma noi abbiamo pagato, e ci avete pagato a quelli sbagliati, perché un'altra delle caratteristiche dei mercati illegali è che bisogna far affidarsi, non c'è tesserino da camorrista, no? Quando arrivi. Allora questi capiscono che rischiano di finire in una spirale senza fine, vanno in procura e denunciano. La procura dispone un'operazione sotto copertura. Un tenente colonnello dei ROS, dei carabinieri, viene sostituito a un manager della società e quando va a parlare con questi dice: allora, noi siamo un'impresa seria, io voglio essere sicuro che voi siete quelli che dite di essere, voglio parlare con i vostri capi. E di capo in capo arriva fino al capo provincia della Camorra. Dopodiché a questo dice: noi abbiamo problemi di budget, non è che possiamo pagare così ogni tanto, voglio sapere quant'è il conto complessivo per essere a posto. E allora quello gli dice tranquillamente: l'1,5% del valore dell'appalto per la Camorra e l'1,5% del valore dell'appalto per i partiti. Poi gli dà due elenchi di imprese, elenco A imprese per i subappalti della Camorra, elenco B imprese per i subappalti dei partiti. Il nostro bravo colonnello ripete l'operazione pari pari con i politici, arriva fino al vicepresidente della regione Campania. Dopodiché gli danno un appuntamento con un parlamentare in un bar vicino a Montecitorio a Roma. Quando sta avvicinandosi l'ora dell'incontro, riceve una chiamata sul suo cellulare da questo parlamentare che gli dice: guardi, non posso venire perché c'è una votazione urgente, mi raggiunga alla buvette di Montecitorio. Fortunatamente il nostro colonnello non entra, perché quando la storia è diventata nota, a Montecitorio c'è stata una gazzarra dicendo che la sacralità del Parlamento stava per essere violata dai carabinieri. A me sembra che la sacralità del Parlamento la ledano quelli che sono amici di coloro che mettono le bombe, ma è una mia opinione ovviamente. Allora la procura dice dice all'ufficiale: si defili, lo fanno ricoverare in ospedale fintamente incessare perché i camorristi vanno a trovarlo. Se niente avessero immaginato che era uno che agiva sotto copertura, gli sparavano. Vero è che questo aveva registrato le conversazioni che erano in salvo, però insomma. E gli chiedono: ma non c'è nessuno con cui possiamo concludere questa cosa? Gli ha fatto dire che aveva avuto un incidente stradale. Dice: no, perché questa cosa la sappiamo solo io, l'amministratore delegato, quello è all'estero, io sono in ospedale, dovete avere pazienza. Chiedono la misura cautelare, il giudice la dà, però sono attività lunghe, non è che si fanno in un giorno, perché leggere centinaia di fogli porta via giorni, settimane a volte, scrivere porta via altre settimane. Comunque vengono arrestati tutti, richieste sia i camorristi che i politici. I camorristi per associazione di tipo mafioso e estorsione, i politici per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il tribunale del riesame lascia in carcere i camorristi per associazione di tipo mafioso, ma scarcera tutti in ragione di una norma che c'è nel nostro codice penale, l'articolo 49, comma secondo, reato impossibile. Dice: quando è impossibile per l'inutilità dei mezzi o l'inesistenza dell'oggetto, è impossibile l'evento dannoso o pericoloso che costituisce il reato, non sei punibile. Per esempio, se io voglio uccidere il professor Sales, io non voglio uccidere il professor Sales, con una bambolina voodoo, siccome è impossibile che lui muoia se io trafiggo la bambolina voodoo, è reato impossibile, perché comunque io metto in risalto la mia volontà di ucciderlo, quindi mi possono dare al massimo libertà vigilata, che a questa gente non fa né caldo né freddo. Allora, vengono scarcerati. Ricorso per Cassazione del Pubblico Ministero. La Cassazione annulla dicendo: ma siete degli asini. Ma l'estorsione è cominciata prima che arrivasse l'ufficiale di polizia giudiziaria. C'è giurisprudenza secolare che dice che la presenza dell'ufficiale di polizia giudiziaria al momento del pagamento non impedisce la consumazione del reato. Annullamento con rinvio, il nuovo tribunale del riesame riemette la misura, ma siccome il codice è stato scritto per tutelare i delinquenti, non è eseguibile fino a che non si è fatto un nuovo ricorso per Cassazione. Non credo ci sia un altro paese al mondo dove c'è una norma di questo genere.
Le misure cautelari per loro natura sono urgenti. Che vuol dire che devi aspettare altri 9 mesi? Risultato, alla fine, quando la Cassazione conferma, questi sono tornati tutti in carcere, ma le indagini non sono più andate avanti di un millimetro, perché tutto quello che si poteva inquinare di prove è stato inquinato. Allora, se vogliamo provare a diventare un paese serio, o perlomeno un po' più serio di quello che siamo, basta fare queste cose. Ma quando si è parlato delle operazioni sotto copertura, tutti in malafede sono messi a gridare all'agente provocatore. Certo, in America usano anche l'agente provocatore. Ho scoperto, perché una professoressa degli Stati Uniti che si chiama Jacqueline Ross ha spiegato che a nessuno è mai venuto in mente che sia un problema quello dell'agente provocatore, perché da loro le operazioni sotto copertura avvengono per lo più a iniziativa di privati. C'era la Pinkerton, che non è solo di Tex Willer e dei film, ma era veramente un'agenzia di investigazione, che siccome assicurava contro le rapine e le diligenze, infiltrava suoi detective nelle bande di rapinatori per prenderli. E quindi era una cosa tra privati, che si procuravano le prove in questo modo, perché poi andava a testimoniare i detective, li ho sentiti dire, facciamo la tale rapina. Quindi, invece in Italia queste cose non... Io capisco che se mettessimo in efficienza un sistema di operazioni sotto copertura esploderebbe il problema del sovraffollamento carcerario, che per inciso oggi non c'è, un'altra bugia che viene raccontata in Italia. Sapete perché siamo stati condannati alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per sovraffollamento penitenziario? Perché siamo un paese deficiente. Allora, noi siamo l'unico paese che non ha una norma che dice qual è la metratura a cui ha diritto, la superficie a cui ha diritto un detenuto. Quindi applichiamo la metratura per le case di civile abitazione. 9 metri quadrati per il primo occupante, 5 per i successivi. Quindi i detenuti sappiamo quanti sono, ma la superficie la calcoliamo, l'avevamo calcolata all'epoca in 32, per 32.000 posti, mentre se applicassimo la media europea, che è di 4 metri quadrati, sarebbe stati 64.000 posti a fronte di 62.000 detenuti. Quindi non siamo affatto, anzi abbiamo un numero di detenuti rispetto alla popolazione che è sotto la media europea, pur avendo alcuni tassi di criminalità decisamente superiori alla media europea, tra cui la corruzione, appunto. Allora, certo, se ci mettiamo a fare le operazioni sotto copertura, probabilmente ci saranno un sacco di arrestati, soprattutto nelle fasce dei colletti bianchi, che però porterebbero l'Italia alla percentuale di devianza dei colletti bianchi che ci sono nelle altre carceri europee. La Germania ha 20 volte più colletti bianchi in carcere dell'Italia rispetto alla popolazione. Vorrà dire qualcosa? O sono dei pazzi i tedeschi? No, sono semplicemente un po' più seri di noi. Io non so come siamo messi sui tempi. Ancora 10 minuti. Allora, il dottor Davigo ha parlato della Germania, di altri paesi dove c'è un numero più alto di detenuti per reati da colletti bianchi, però comunque l'Italia ha sempre dimostrato, nel suo libro ne scrive tantissimo, di avere una genia di corrotti che non ha forse uguali, oppure se ce li ha, insomma, non sappiamo ancora. Lei cosa ne pensa rispetto ai confronti, al confronto con altri paesi che magari hanno anche più detenuti, così almeno il dottor Davigo ci fidiamo a occhi chiusi, e rispetto a quello che è l'Italia? Come è noto, è molto difficile calcolare dai dati il coinvolgimento in corruzione di italiani, nel senso che in genere abbiamo più statistiche sulla percezione del fenomeno, perché se dovessimo usare quelli che sono realmente in galera, l'Italia è un paese di non corrotti, perché il tasso di partecipazione dei corrotti e dei corruttori alle galere italiane è bassissimo. Però la percezione è molto alta. Mi permetto di dire che non è vero in assoluto che poi c'è un'insensibilità della popolazione, perché se andiamo a vedere le grandi svolte storiche dal punto di vista politico in Italia sono state tutte causate da un'insofferenza nei confronti della corruzione dopo un lungo periodo di assuefazione. Cioè, nel senso, per esempio, nel 1953 la legge truffa, la cosiddetta legge truffa, non passò perché all'epoca la sinistra fece una grande campagna contro i cosiddetti forchettoni. Non so se qualcuno che ha studiato questi fenomeni. Nel 74-75, quando ci fu il secondo momento di svolta, insomma, furono molte le notizie su corruzione dei partiti di governo. Nel 92-93 è stata
la corruzione l'elemento determinante per la fine della Prima Repubblica. Poi naturalmente la caduta del muro di Berlino ad aver favorito anche questa consapevolezza. E quando c'è stato il movimento dei 5 Stelle, su cui si possono avere opinioni diverse tra di noi, ma indubbiamente è stata la battaglia contro la corruzione a determinare un successo. Cioè vuol dire che se uno investe sulla lotta alla corruzione può avere anche qualche risultato politico. Quello che preoccupa dell'Italia è che noi abbiniamo o sommiamo un alto tasso di corruzione ad un alto tasso di presenza di mafie, cosa che non avviene in nessun altro paese al mondo. Cioè uno dovrebbe dire, ma scusate, con questo così alto tasso di presenza mafiosa possiamo consentirci una corruzione così alta? Dice, ma è per forza inevitabile, non possiamo provare a combattere entrambi. Cioè nel senso che noi siamo convinti che i due fenomeni siano del tutto scollegati. E in gran parte è vero, cioè dal punto di vista penale, dal punto di vista giuridico, dal punto di vista della criminologia, sono reati ben diversi. Ci può essere corruzione senza mafie, addirittura ci può essere, come dire, delle realtà ad altissimo tasso di corruzione e a bassissima presenza di criminalità. Le due cose non sono legatissime. Però guardate, negli ultimi anni quello che appare impressionante è che quando sono finiti i partiti politici e che in qualche modo fungevano da garanti della corruzione, che la corruzione ha bisogno di garanzie, cioè svolgendosi fuori dalle leggi, c'è bisogno di qualcuno di autorevole che fa mantenere, credo che sto usando espressioni proprio del dottor Davigo, cioè nel senso come fai a garantire che se io ti pago poi quell'appalto lo ricevo? In genere era la forza della politica che diceva io mi chiamo Cirino Pomicino e quindi se tu dai incarico a me il patto viene rispettato. Quando sono crollati i partiti, chi ha svolto e svolge la funzione di garanzie debbono essere, a Napoli diciamo, uomini di conseguenza, cioè debbono essere delle persone in grado di far rispettare i patti. Ultimamente, in alcuni luoghi e non solo del sud, sono i mafiosi a svolgere questa funzione di garanzia, perché una cosa singolare è che il mondo del crimine non conosce corruzione sugli affari illegali, conosce un'altissima pratica corruttiva nell'economia legale. Cioè, praticamente, i mafiosi nel campo illegale, quando fanno droga e altre cose, non usano la corruzione. Se qualcuno sbaglia, usano la forza e la violenza. Sui mercati legali, invece, usano la corruzione. Quindi, la corruzione è lo strumento usato da persone violente che non usano la violenza continuamente, la debbono regolare in qualche modo, altrimenti non potrebbero agire positivamente per loro sui mercati legali. Quindi l'Italia deve interrogarsi su che cosa unisce corruzione e mafia e sul perché noi contemporaneamente abbiamo questi due fenomeni e ultimamente li abbiamo associati sia al nord sia al sud, perché al nord i mafiosi non si presentano immediatamente col volto della violenza ma col volto della convenienza, o abbassando i prezzi o pagando, e quindi usando altri strumenti rispetto al sud. Che cosa unisce in fondo in Italia questi due fenomeni? Che entrambi hanno a che fare con la politica, entrambi hanno a che fare con le istituzioni. Non esiste corruzione senza una disponibilità di chi rappresenta le istituzioni, sia sul piano elettorale sia sul piano istituzionale. Non esiste mafia se non per una disponibilità del mondo politico e istituzionale. Quindi entrambi i fenomeni hanno a che fare con una disponibilità del mondo istituzionale e politico. Entrambi i fenomeni hanno l'idea di privatizzazione di ciò che è pubblico. La caratteristica fondamentale è questa. Cioè, in fondo, ciò che è pubblico può essere privatizzato o con la violenza o con la corruzione o con la tangente. Quindi, in qualche modo, avverti nella corruzione e la mafia lo stesso sentire. Avverti un qualcosa che accomuna questi fenomeni. In fondo io credo che non sia un caso che l'Italia abbia un'alta corruzione e un'alta presenza di mafia.
perché l'Italia è una nazione a fragile statualità. Cioè la cosa più carente nel nostro paese è la statualità, cioè riconoscersi in qualcosa di pubblico come qualcosa di tutti. Ecco, da questo punto di vista io penso che il sistema clientelare, considerato come un sistema normale di amministrazione pubblica, ha fatto dei danni irreversibili. Cioè noi abbiamo una, noi dico, c'è una grandissima tolleranza per le persone clientelari, in fondo ha fatto un po' di clientela che ha fatto di male. Cioè in fondo gestisce un po' di voti, ma questo è uno scardinare l'idea in qualche modo delle regole, l'idea dei valori, l'idea di norme. Da questo punto di vista io penso che la tolleranza per il sistema clientelare è una tolleranza che ha favorito sia la clientela, sia la corruzione, sia la mafia. Noi siamo convinti che in fondo a volte che sia la mafia a produrre la corruzione, io invece sono convinto che i mafiosi arrivano laddove c'è già la corruzione, cioè è la clientela ad essere il gradino basso che permette la penetrazione di fenomeni corruttivi. In fondo, se tu ti vendi per il voto, se tu dai qualcosa di non tuo per il voto, sei poi disposto a fare molto. Io non ho mai trovato, anche se sono fenomeni diversi, persone clientelari che poi alla fine non abbiano o favorito un mafioso o abbiano favorito la corruzione. In definitiva, clientela, corruzione e mafia sono tre fenomeni diversi, ma in Italia hanno un intreccio diabolico. Bisogna spezzare questo intreccio tra questi fenomeni. Sono cose inevitabili? Assolutamente no. Si può vivere con tassi di corruzione molto più bassi, non siamo in qualche modo obbligati a passare per questa via. Ripeto, il mio convincimento è che nelle tradizioni culturali del nostro paese c'è stata troppa disponibilità verso questo mondo. Insomma, forse bisognerebbe anche valutare se la nostra cultura cattolica non sia stata troppo disponibile verso il peccato, e se invece altre culture in cui c'è un interrogarsi sulle proprie responsabilità non abbia comportato anche una maggiore adesione al bene pubblico. Naturalmente ci sono paesi non cattolici più corrotti dei nostri, però una riflessione anche su questo, insomma, andrebbe fatta. Se abbiamo il tempo per un'ultima domanda al dottor Davigo, che di crolli di partiti se ne intende, che sono partiti che poi sono stati ampiamente sostituiti, diciamo, nella pratica della corruzione. Volevo chiedere se era d'accordo con il professor Sales su questo intreccio diabolico e se anche lei ritiene che, diciamo, questo accompagnarsi di fenomeni che per noi, diciamo, per i profani sono apparentemente, diciamo, autonomi, indipendenti, in qualche modo anche, diciamo, originati da situazioni, persone, territori diversi, e, diciamo, sì, in qualche modo. Volevo corroborare quanto detto il professor Sales su un episodio che mi è capitato. L'amministratore delegato di Calcestruzzi S.p.A., interrogato, mi disse: le cose in Sicilia funzionano più o meno come in Lombardia, con una differenza, là c'è molta più disciplina, perché al tavolo delle trattative per le tangenti ci sedeva anche Cosa Nostra, quindi nessuno si permetteva né di violare i patti né di parlare. Questa era la questione. Trovo interessanti i riferimenti religiosi. Due notazioni. Prima notazione: Carl Schmitt, che è un soggetto un po' borderline, fu processato perché ritenuto filonazista dopo la guerra, assolto, ma gli fu inibito l'insegnamento, perché oggettivamente le sue, al di là delle sue intenzioni, le sue teorie erano funzionali al sistema nazista. Però siccome anche un orologio rotto due volte al giorno segna l'ora giusta, ha detto alcune cose che meritano riflessione. La prima cosa che ha detto è che tutti i concetti del diritto pubblico europeo moderno sono concetti teologici secolarizzati. Per esempio, la secolarizzazione dell'onnipotenza divina è la sovranità dello Stato. A me è venuto in mente, leggendo queste pagine, che la secolarizzazione dell'indulgenza plenaria sono amnistia, l'indulto, il condono edilizio, il condono fiscale. E quindi già la deterrenza non funziona più. È un pochettino come diceva
il principe di Salina nel romanzo di Tommaso Impreduto, il Gattopardo, non mi viene il nome, e peccato di, anzi lo diceva il parroco, il cappellano, peccato di pantalone, pronta soluzione, quindi pronti a ripeterlo. Ma il problema è molto molto serio, perché anche se da un po' di tempo la Chiesa Cattolica nelle sue più alte sfere, cominciando dal Pontefice, ha usato parole di fuoco contro la corruzione e anche con il Pontefice precedente contro il crimine organizzato, mentre prima non c'era nulla di questo genere, e ci sono comunque segnali contrastanti. Nel 1993 l'allora arcivescovo di Milano, Cardinale Martini, invitò i cattolici a interrogarsi seriamente sui comportamenti tenuti e ad andare, se avevano fatto cose di questo genere, dai magistrati a raccontare le porcherie e a restituire i soldi se ne fossero stati ancora in possesso. Un giornalista dell'Espresso, Pino Nicotri, fece una cosa che è stata considerata sacrilega, probabilmente lo è, andò a fare finte confessioni registrandole e andò da una cinquantina di sacerdoti, sia a Roma, in San Pietro, che a Milano, a Torino, a Verona, a Padova, in varie, e raccontando di essere una di queste tre cose, secondo la confessione. Un politico che aveva preso le mazzette, il segretario di un politico che aveva intermediato le mazzette, un imprenditore che aveva pagato le mazzette. Ce n'è stato solo uno che gli ha detto: se non restituisci i soldi, se non restituisci i soldi non ti do la soluzione. Uno su 60. Tutti gli altri hanno detto: sì, insomma. E invece sul sesto, su che... Ecco, allora, su questa cosa qui del sesto comandamento vi racconto un aneddoto personale. Una volta ho arrestato alcuni dirigenti della Compagnia delle Opere, che è il braccio economico di Comunione e Liberazione. E poi sono andato all'Università Cattolica, dove mi avevano invitato per un seminario sulla corruzione, e il Movimento Popolare, che è il braccio politico di Comunione e Liberazione, aveva affisso un tazzebao che protestava contro il fatto che avessero invitato me, che avevo arrestato quelli della Compagnia delle Opere. Allora, quando mi hanno dato la parola, ho detto: prima di parlare degli argomenti per cui sono stato invitato, vorrei dire due cose sul tazzebao e il movimento che l'ha messo. In generale non mi piacciono le sette, perché come scrive nel giorno della civetta Sciascia, la Chiesa è grande perché ognuno ci sta a modo suo. Le sette restringono l'appartenenza e quindi perciò solo non mi piacciono. Per quanto riguarda questa setta in particolare, di loro non ho mai capito una cosa. L'apparente intransigenza sul sesto comandamento e la disinvoltura sul settimo. Ci vorrebbe più equilibrio nella violazione nel rispetto dei vari comandamenti. Per chi non se lo ricorda, il settimo è non rubare. Grazie.